Ciao a tutti, 5 segnali che lei vuole ritornare con te. Prima di affrontare questo tema, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Tramasco ed iscriviti al nuovo canale Felicità Benessere di cui ti posto il link in descrizione. Allora, vediamo quali sono questi 5 segnali che lei vuole tornare con te. Primo segnale, allora, se ogni tanto ti cerca o anche semplicemente ti scrive qualche messaggio, senza magari un motivo specifico, beh, questo è un segnale molto importante. E, tra l'altro, se anche molto importante se lei non cerca di chiudere la chat, ma aspetta che sia tu a chiudere la chat. Ecco, questo è anche molto importante. Ancora più importante se cerca anche un contatto telefonico e si aspetta che sia tu a chiudere la telefonata. Un altro elemento importante è il contenuto. Se porta le conversazioni su emozioni o su quanto magari avete, sulle emozioni che avete vissuto nella vostra relazione, se sono energie molto forti che ti sta mandando è perché ha veramente voglia di ritornare con te. Il terzo segnale è quello che se durante queste conversazioni si informa su cosa stai facendo, come stai, ecco, dimostra interesse per sapere se ci sono, diciamo, magari se hai conosciuto eventualmente altre persone oppure no. Segnale quarto, molto importante, è se ti fa capire che cercherebbe un incontro, che avrebbe piacere di avere un incontro con te. Magari te lo chiede indirettamente, non te lo chiede esplicitamente, ma ti dà, diciamo, delle indicazioni forti in questo senso. Quinto segnale è l'instabilità emotiva, se ogni tanto la vedi emotivamente instabile, cioè la vedi qualche volta più allegra, qualche volta triste, è un grande segnale questo che ha, diciamo, che vuole tornare con te, perché il fatto della tua assenza la destabilizza molto e quindi ha proprio voglia di riprendere una relazione. Bene, per questo video è tutto, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Tramasco. Iscriviti al nuovo canale Felicità Benessere di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti!